Ciao, sono Giorno 95, qui ci troviamo su Boom Beach e vabbè, dall'ultimo video abbiamo fatto il quarto eroe, ce lo siamo sbloccati e io ho fatto vedere che ho potenziato il quadrigenale al 19, che d'ora in poi magari chiamerò QG per abbreviare il discorso. L'ho potenziato a livello 2 perché il massimo era il 2 per questo QG. Ho due abilità, una praticamente provoca tutte le difese e poi lui ha più scudo, protezione. E questa è la bandana che praticamente lo potenzia, si potenzia da solo per arrivare. È una specie di furia per lo stesso e basta. E praticamente l'eroe qua fa 500 o 600 di danno praticamente con i booster delle statue e poi 19.000 di vita con un po' di boost delle statue che è sempre lì. Poi prendiamo le ricompense. Qua praticamente per scegliere la ricompensa io scelgo sempre le pietre perché devo farci, devo fare una missione, devo fare 3.000 statue da rifare, cioè da prendere qua. Vedi, crei statue, le prendi e ti danno la polvere. Questa qua paura che sia qua di fianco. Però ogni statua vale come uno, quindi devo recuperare 3.000 statue. 3.000, sì. Ricordo di sì. Sì, 3.000, perfetto. Perfezionista. Per completare la missione, perché mi piace completare tutti gli obiettivi, quindi devo completare anche quello. Poi, dall'ultimo video, che non mi ricordo fino a dove sei arrivato, ma secondo me fino all'arsenale, che ho potenziato un po' di truppe, ho potenziato l'arsenale stesso. Qua praticamente l'ho potenziato al 5 l'edificio, il laboratorio delle armi, che ho sbloccato tutti i livelli possibili. Ho un po' di oggetti per fabbricare qualsiasi prototipo, solo che non li utilizzo adesso, li utilizzo poi quando sono a livello massimo, così mi difendo dagli avversari con difese importanti, perché quelle lì sono difese molto importanti, che durano a tempo, sono temporanee, quindi è inutile utilizzarle adesso. Esploriamo per la fine. Poi, altro cosa ho potenziato. Ho potenziato tutte le abitazioni al 10, così adesso mi producono oro al massimo, perché più di 10 non si possa potenziare. Tutte le mitragliatrici al 19 che ho fatto fuori dal video, lo so che di solito vi carico il potenziamento di ogni singolo e di tipologia di edificio, però stavolta ho voluto potenziarlo off camera perché così velocizzavo un po' e la mitragliatrice non cambia di livello, rimane uguale, cioè quindi l'aspetto è uguale. Fino al 21 non dovrebbe cambiare, da quello che penso. Poi le torri cecchini sono rimaste a 19 perché non si possono potenziare al 20, aspettare il prossimo livello di municipio di QG. Ora potenzio il lanciarazzi, così ce lo livelliamo, così, e poi off camera farò gli altri due tranquillamente. Penso che poi mi farò anche il lancia shock e vi farò vedere il video in cui potenzierò il cannone esplosivo, perché il cannone esplosivo ce ne sono tre, quindi il video si distanzia un po' dal video che ho fatto oggi con il lanciarazzi. Infatti non voglio caricarvi di video di pompiccio, voglio semplicemente farvi vedere i miei progressi. Poi nel clan siamo in 47 su 50 perché hanno espulso qualcuno per inattività, quindi gli inattivi li espulgo fuori, ogni sabato, non sempre. Poi ho usato il sottomarino, quindi adesso devo riutilizzarlo per esplorare quelle zone nuove. 4. Vediamo se è quello nuovo, perché dipende, se c'è un altro in sotto è meglio fare prima quello perché poi scompare. No, ok, questo è il successivo. Quattro cose posso esplorare. Allora, ce n'è uno là sotto da 1500, che quanta roba dà, quanto materiale, incredibile. Io farò questo qua, sì, farò gli ultimi quattro praticamente. Questo qua, ecco, perfetto. Farò gli ultimi 4 così mi daranno un botto di risorse e poi faremo un sacco di potenziamenti. Per il prossimo lanciarazzi quanto manca? Fa vedere. Solo un po' di pietra, dai. Ci sta. Allora, poi ho potenziato nel laboratorio invece
un po' di cose fino a... Non so quanto sia arrivato nel video scorso, però i fucilieri sono al 20. Soldato pesante al 20, Zucca al 19, guerriero al 17, carri armati al 13, dottore al 9, granatiere all'8 e ora sto potenziando, praticamente ho potenziato il lanciafiamme, il fiammante al 4, che ha un sacco di vita e un sacco di danno, che sto utilizzando adesso come formazione, però ne ho anche altre formazioni, non solo quella. La sto presentando anche a 5, però quindi nel prossimo video magari vi farò vedere che il fiammante è 5, quanto è potente. Ok, allora, poi direi che con il fiammante a 4 facciamo un bel attacco. Proviamo a fare qualcosa. Vediamo cosa attaccare. Chi attaccare, chi è ottimale adesso per attaccare. Anche perché in questo periodo ci sono gente che usa quelle truppe che ti danno il mercante che ti dà le truppe, quelle speciali. E quindi se io attacco, dopo loro mi attaccano quelle truppe lì e mi distruggono tutto quanto, perché è normale, sono OP quelle truppe lì, sono temporanee OP. Allora, potremmo attaccare questo, tanto non è un fortissimo, c'è un lanciashock in mezzo. E adesso le difese sono più basse. È un limoncino più 22, presumo, perché dal cucino vedo che è diverso. Però ci voglio provare, dai. Non voglio attaccare un villaggio che sia troppo semplice. Voglio intrattenere con qualcosa di più interessante. Anche se, comunque, è molto difficile. Ok, un rado te, un rado te, perfetto. Io vorrei attaccare anche questo, perché questo mi darebbe problemi trovarmelo contro. Però se lo distruggo adesso forse non riesco a utilizzare i carri armati fiammanti. Sapete che comunque i carri armati fiammanti costano un po' di energia della cannoniera, perché sono forti, quindi il gioco aiuta. Io adesso sto utilizzando il terzo eroe, perché quello è molto più... È molto più adatto ai carri armati, anche se il quarto non è male come utilizzo. Ok, però per adesso, essendo a livello più alto questo, utilizziamo questo. Perfetto, devo distruggere il QG, se distruggo il QG ho vinto, QG. C'è un altro lanciashock? Ah, c'è un altro anche qua, neanche l'avevo visto. Beh, adesso dovrei riuscire a buttarlo giù, spero. Perfetto, ho vinto. Poteva andare male, ma ho vinto. Poi mi raccomando, lasciate like. Sto vedendo il vostro supporto. Sto vedendo che stiamo crescendo come iscritti, come like, come presenza da parte vostra dei video, nei video, nelle live, tutto quanto. Quindi vi ringrazio tantissimo. Soprattutto chi mi sta sponsorizzando. Grazie mille. Allora, cioè mi sta condividendo il canale. Poi, naturalmente qua adesso io ci metterò un po' di tempo per riaddestrare le cose. È morto solo un carro armato fiammante, quindi va bene. Cioè, uno di quelli rossi. Poi, se andiamo nell'altra zona, nell'altra modalità, che sta dall'altra parte, se vedete, se conoscete Boom Beach. Ho questo villaggio qua, praticamente sono a livello di grado 18 e più sei di grado più ti dà ricompense importanti e gradi superiori, anche perché io arrivando al 21 potrei sbloccarmi la statua della barca cioè questa qua. Trofeo corazzato d'oro diventerebbe di cristallo e sarebbe molto meglio. Adesso vi faccio vedere l'attacco, io ho solo queste truppe qua, che se andiamo nell'albero genealogico ho sbloccato un po' di roba. E
Sto aspettando perché voglio potenziarmi l'artiglieria al massimo, così almeno abbiamo massimo danno 1.200.000. Ed è complicato perché arrivarci non è proprio semplice, soprattutto in questi livelli qua, che vabbè, se io perdo in questo punto qua non me ne frega niente, scendere e salire di grado, poi più avanti recuperiamo. Ma semplicemente vedete che le difese sono abbastanza alte. Se adesso vi faccio l'attacco, però quelle mitragliatrici al 22 fanno un botto di danno. Infatti lui si è arreso, vedete, attacca e poi si arrende perché è normale con delle difese, ce l'ho pure io queste difese. Adesso provo per voi, provo ad attaccarlo perdendo truppe perché voi le truppe fai 3-4 attacchi e già le hai finite, dato il fatto che io riempio tutto quanto. Adesso se becco le mine, perché le mine fanno un botto di male ai fucilieri, quindi è un casino. Se riesco a buttare uno giù di quelle statue, di quelle cugili, quelle basi, riesco, ecco, vedi, riesco a prendere la ricompensa, perché ero rimasto 7 su 8, che ogni 8 basi di quelle lì ti... Ecco, perfetto. Ogni 8 basi di quel genere ti dà della roba, ti dà un baule. Equivalente a ogni livello che passi, naturalmente. Ho vinto, va bene, cioè, va bene, ho vinto anche di qua. Vabbè, ho cliccato velocemente, ma mi ha dato 110.000 di punti, gettoni di potenziamento e un po' di gettoni di sblocco. Che praticamente quelli di sblocco si utilizzano per sbloccare nuove funzionalità, nuove cose, però che io voglio aspettare perché voglio prima potenziare tutta la prima parte, che devo usare i punti di potenziamento, solo che per arrivare a questo ce ne vuole abbastanza. Poi per il resto costa molto meno, cioè questo qua è quello che costa di più di tutti, a parte quello della tiglieria che vi ho fatto vedere. Quindi vabbè, che dà un po' più di salute agli edifici, appunto. Sarebbe utile a da utilizzare, solo che questo è ancora più utile dato il fatto che fa 6.000 di danno una bomba e mi serve perché così buttiamo giù le difese in poco tempo, due colpi scendono tutte quante. Va bene, niente, io sto comunque continuando a potenziarmi, a migliorare pian piano, ogni giorno gioco un pochino per andare avanti. Avete visto che ho qua le 1022, metà di 22, torre cerchino al 20 e mortaio 17, che per ora sono le uniche difese che possiamo utilizzare. Sala macchine al 2, poi naturalmente ogni zona che sblocchi, cioè la sua nuova sala macchina, ti sblocca un livello nuovo, e 3 sale macchine perché ogni livello ne aggiunge una nuova e amplia la nuova zona. Stavo un po' balbettando, però va bene, voi fate finta di niente. Ok, torniamo di là. Nel frattempo, mi raccomando, scrivete nei commenti cosa preferite vedere, se per caso preferite vedere più battaglia che potenziamenti, però non lo so, perché di solito il mio stile è farvi vedere quello che ho potenziato, quello che potenzio e poi fare le partite. Infatti oggi abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo anche vinto, quindi neanche male. Lasciate un commento per chiedermi qualcosa, se volete chiedermi, un bel like. Condividi il giro, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video, cioè domani. A presto!